Buongiorno da Las Vegas, oggi è la volta del Day 3 dei campionati del mondo di poker. Siamo qui all'interno dei Saloni del Rio, la location che ospita i campionati mondiali di poker, e gli italiani in gioco per questo Day 3 sono rimasti in 23. Il chip leader è Gaetano Prete con 207.000 chips. Il chip leader invece in generale di tutti i giocatori è un certo Phil Ivey, che ha imbustato 505.000 chips. I giocatori rimasti sono 1.871 e 693 dei quali andranno in the money. Tra i rappresentanti dell'Italian Poker Team troveremo in gioco David Bravin ed Enrico Mosca e il nostro friends Antonio Scalzi. Anche oggi i players giocheranno per 5 livelli, sempre da 2 ore, e quindi tra 10 ore troveremo i giocatori che saranno qualificati al Day 4. Chiuso in anticipo il Day 3, ci siamo fermati 53 minuti prima della fine, questo per far giocare domani una bolla in modo più tranquillo ai giocatori rimasti. Alla ripresa del torneo, infatti, domani alle ore 12 alle 21 italiani saranno in 747 a giocarsi questi ultimi 53 minuti dell'ultimo livello che abbiamo giocato oggi. 693 andranno a premi, 8 dei quali sono italiani, o meglio 7 più l'italo-francese Giuseppe Zarbo. Il migliore dei nostri è ancora Gaetano Prete e è seguito a ruota anche dal bravissimo Filippo Galtieri. Domani alle ore 12, come dicevamo, si riprenderà con l'ultimo livello di oggi e poi si partirà per il Day 4. Ringraziamo Leonardo Tomei per gli aggiornamenti. Da Las Vegas per oggi è tutto. L'appuntamento è per domani con il Day 4 dei campionati del mondo di poker.